si è tenuta nel chiosco di Santa Maria la Nova a Napoli, dove ha sede il Consiglio della Città Metropolitana, la prima tappa della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei, manifestazione organizzata dall'Associazione L'Immagine del Mito, presieduta da Domenico Ferrante, per rivalutare questo agrume mettendone in luce le qualità assolutamente uniche dei prodotti della coltivazione e dei suoi derivati, esaltandone la biodiversità. Nata con l'obiettivo di far riprendere la coltura dell'autentico mandarino nell'area flegrea, minacciato da analoghe produzioni OGM che incontrano maggiore favore tra i consumatori perché prive di noccioli, ma con caratteristiche organolettiche assolutamente inferiori, l'iniziativa è realizzata con il patrocinio della città metropolitana e dei comuni di Monte di Procida, Pozzuoli, Procida, Quarto, Lacquameno e Bacoli, dove farà tappa rispettivamente il 29 e 30 dicembre e il 16 e 17 gennaio prossimi. Noi stiamo dando valore a tutte le eccellenze del nostro territorio e quindi ci sembrava assolutamente giusto dare valore al mandarino dei Campi Flegrei che aspira ad avere un DOP e continuiamo in questa strada, stiamo tracciando questa strada di manifestare tutte le nostre eccellenze, il vino, i mandarini, il pomodorino, tutto ciò che può significare che in Campania, nella città metropolitana, si può venire sia per vedere i siti, ma anche per godere delle nostre eccellenze. L'evento costituisce l'occasione per approfondire anche sotto il profilo scientifico, attraverso una serie di convegni, la storia, le proprietà, l'impiego e i vantaggi dell'utilizzo del mandarino dei Campi Flegrei, che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha incluso nell'elenco dei prodotti di tradizione della regione Campania, insieme al liquore da esso derivato. Ma perché scegliere il mandarino dei Campi Flegrei? Perché è un mandarino che sicuramente, diciamo, mantiene le caratteristiche di un prodotto sano e perché è a sostegno della salute, perché mangiare prodotti a chilometro zero, comunque prodotti del nostro territorio, sicuramente è un vantaggio. Cosa unisce la cultura del mandarino ai Campi Flegrei? Qual è il legame antropologico? Il legame antropologico viene dal fatto che il mandarino e gli agrumi in generale, il mandarino in particolare, ha trovato nei Campi Flegrei un terreno molto fertile. La terra vulcanica che abbiamo in questo territorio ha dato la possibilità chiaramente di creare un prodotto locale di altissima qualità, di altissimo livello e di stagionalità idonea. Durante la manifestazione l'associazione Lux in Fabula ha proiettato uno dei primi video da loro realizzati con il drone dal titolo Volare sui Campi Flegrei, mentre l'associazione Scugnizia ha proposto la degustazione del ciortino al mandarino. Nei prossimi appuntamenti all'interno di Villa Arbusto all'Acquameno e nell'Ostrichina del Parco Panviteriano del Fusaro a Bacoli ci saranno spettacoli musicali e degustazioni dei ragazzi delle scuole, visite alle aziende aderenti e si potranno ammirare le grafiche di Riccardo D'Alisi.